Mi piace definirlo come lo definiva nostra madre, con l'argento vivo addosso. Viveva un po' giocando la sua vita. Antonio arriva a Palermo ad appena 24 anni, morirà a 29. In quegli anni Antonio farà tutto. È come se lui avesse avuto tante vite, no? Si sposerà, avrà due bambini, sceglierà di restare per sempre a Palermo. La mafia non mi ha tolto solo un fratello, ma mi ha tolto anche la possibilità di condividere, ormai diversamente giovani. Antonio a settembre avrebbe compiuto 60 anni, io ne ho solo 3 anni meno di lui. Cioè, di condividere anche la sua storia di vita, la nostra storia di vita, attorno a tavolo, mangiandoci una pizza, un caffè, a raccontarci oggi di noi. Quel giorno aveva un giorno di riposo. Arriverà a casa una telefonata dal suo ufficio dove gli dirà che è venuto meno un componente di quel gruppo. Lui avrebbe potuto dire tranquillamente: non posso, sono impegnato, ho altro da fare. Invece, senza se e senza ma, accetterà. Ecco, la responsabilità a quel lavoro non gli fa dire no. E quel 23 maggio si troverà su quell'autostrada che è diventata famosa in tutto il mondo, la 29, dove 600 kg di tritolo, io ci tengo a dirlo che sono stati 600 kg di tritolo perché si può capire la carnalità di quello che è stato quell'attentato. Sono esplosi sotto la sua auto, sono entrati nelle nostre case, nella sua casa, di sua moglie e dei suoi figli, in quella nostra, di fratelli, in quella di mia madre. E hanno completamente cambiato le nostre vite. L'incontro con il dottor Falcone cambierà notevolmente la sua vita e lo porterà poi ad essere quello che è stato. Ascoltando una sua ultima intervista, lui dice che scorta quell'uomo perché in lui ha tracciato quella tale identità antimafia che gli permette di stare bene. Ecco, lui aveva capito che il dottor Falcone era un uomo che stava portando un rinnovamento a questo paese, stava cercando di consegnare a noi, ai nostri figli, alle nuove generazioni, un paese che si può dire veramente democratico. Ognuno di noi ha il diritto di essere chiamato col proprio nome. E quindi è come, non dico ucciderli una seconda volta, ma togliergli proprio l'identità di quello che sono stati. E allora il nome scorta sembra quasi un'appendice a quello che era il dottor Falcone e la dottoressa Morvillo. Invece loro erano uomini che vivevano continuamente con quest'uomo. Conoscevano tutto di quest'uomo, avevano le loro paure, però avevano anche i loro sogni, le loro speranze. E quindi tutto questo, nel non pronunciare quel nome, si rischia di eluderlo. Ecco che cosa fa male. Non la pronuncia in sé per sé del nome Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, ma perché pronunziando quei nomi, noi, in un certo senso, è come se apriamo uno spiraglio per le loro storie. In questo è stata lungimirante nostra madre. Ed è da lì, da questo grido di dolore dato ad un primo incontro con Don Luigi, che Don Luigi ha questa intuizione straordinaria della ricerca di tutti i nomi delle vittime di mafia, creando questo lungo elenco che viene letto ogni 21 marzo, dove si restituisce non solo identità a ogni nome, ma anche la dignità di essere chiamato col proprio nome.
Io mi auguro che ci sia una verità giudiziaria prima, ma che ci sia anche una verità storica, perché questo lo dobbiamo ai nostri figli, alle nuove generazioni. La verità costituisce, dà valore e un pilastro di un paese che si definisce democratico. C'è una parte di quell'intervista straordinaria di Antonio, rilasciata qualche giorno prima della sua morte, che io considero il suo testamento. A lui viene chiesto se ha paura, e dato la definizione della paura straordinaria che non si trova in nessun vocabolario della lingua italiana, lui dice che chi ha paura ama, chi ha paura piange, chi ha paura sogna. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. E poi aggiunge: io ho paura perché ho una famiglia, sono sposato, la mia paura si gestisce in funzione della mia famiglia. E poi aggiunge: perché oggi in Italia, questo lo dice 30 anni fa, quando un poliziotto muore ammazzato, si corre il rischio di non ricordarsi più di lui. Ecco, io mi piace smentire quest'ultima parte. Sono felice di smentire Antonio, perché così non è stato. Perché se noi siamo qui a 30 anni per parlare di Antonio, beh, se noi siamo qui, vuol dire che Antonio in quello si è sbagliato, che di Antonio il ricordo è ancora vivo.